Fosse stato il contrario, se Dunque, Di Lorenzo avesse detto la stessa cosa al Turam, io sarei avremmo stato avuto ancora, la stessa reazione. sarei stato ancora Avremmo più avuto la duro, stessa perché mi reazione. sarei sentito ferito nella mia rappresentanza. Io non guarderò più la partita della nazionale. Come posso accettare di essere rappresentato da acerbi e da gente come lui? Ho visto esponenti politici dire: bravo Acerbi, siamo con te. Cioè, io non lo so, guarda, io credo che quello che si stia sdoganando in questo periodo, in questo paese, sia veramente il peggio del peggio, guarda. Ti Il posso peggio del peggio. chiedere se Io. sei preoccupato per una deriva anche razzista che può assumere l'Italia in questo momento? Perché questa è una Cioè, sentenza pilatesca in un modo vergognoso. Marco, l'Italia è un paese razzista. L'Italia è un paese profondamente razzista e fascista, lo è sempre stato. Solo che un certo tipo di contenuto morale, un certo tipo di valori, un certo tipo di tessuto culturale, perlomeno faceva in qualche modo mettere vergogna di dire certe cose. Adesso questa barriera sta cadendo e stanno venendo fuori tutti questi sentimenti orribili che albergavano già nelle parti peggiori dell'interno degli italiani. Questo è un dato di fatto. Quindi io sono molto preoccupato per i miei figli, sono molto contento di avere l'età che ho, ti dico sinceramente, sono molto contento di avere l'età che ho e di aver vissuto l'adolescenza, la gioventù e la maturità in periodi accettabili. Sono molto preoccupato per i miei figli, perché vivranno in un paese tutto diverso.